Signore e signori, vediamo se è arrivato, perché mi hanno detto che è arrivato in macchina da Napoli, quindi se è arrivato, Marco Castoldi, in arte Morgan! È arrivato! È arrivato! Ciao Daria! Ciao! Bentornato! Ciao a tutti. Buonasera! Bentornato alle Invasioni Barbariche! Prego, fammi strada. No, ti volevo far vedere così. Ah, vuoi farmi vedere? Beh, sì, perché ecco, se c'è uno che non ha problemi di look, sei tu. Sì, Ambra però... diceva che non si sentiva mai a posto. Ma anche io non mi sento a posto. Tu sei sempre perfetto. No, sembra, ma in realtà sono sempre imperfetto. È quello che forse... Sì, ma è una cosa interiore, non ha a che fare con... No, esteriore. Ad esempio questo qui è un pezzo di pantaloni spaccati. Non è un fiocco. Cioè, ma non è il fiocco anarchico Sì, beh, più anarchico di questo. Sono pantaloni che sono strappati, allora ho detto, ma dici, anziché buttarli via, ci faccio dei fiocchi. Ma certo, come no. Ma come va? Molto bene. È vero che sei arrivato in auto da Napoli? Sì, un viaggio... Quante ore ci hai messo? Beh, 8 come al solito, sono... Milano-Napoli, sono 8 ore. E tu lo fai ogni 2 giorni, no? Ormai sì, in questi giorni sì, perché a Napoli c'era appunto questa messa in scena di... Ieri c'è stata la prima, Arancia Meccanica, sì, dove io ho curato le musiche con il riferimento... di Beethoven, Ludovico Van. Capite? E allora praticamente io giro ormai con una valigia piena di spartiti di Beethoven e faccio Milano-Napoli 2 volte alla settimana. Una vita... È una figata. Come stai? Bene. Ti ricordi di quando eri ospite fisso alle Invasioni? Lo sto dicendo a tutti, ma tu hai cambiato tutti qua praticamente. No. Tranne Andrea Gatti, che è uno... Che fa l'applausometro, no? Ma che applausometro? Andrea è il capo di tutti. È il capo di tutto, per quello che lui rimane. Ma tra l'altro Andrea, io perché lo nomino? Perché lo nomino? Perché domani, dopo domani sera, ci sarà una fantastica reunion dei Blu Vertigo. A Rimini? Facciamo un concerto. Accidenti. Una one shot. E Andrea lavorava con noi ai tempi, per cui ci sarà. Facciamo una proprio una grande rimpatriata, ma non solo il gruppo, tutto lo staff. Meraviglioso. Tra cui Andrea. Cercherò di organizzarmi per venire. Dicevo che a quei tempi, quando eri ospite fisso delle Invasioni, avevi una sola figlia. Avevi capelli di un altro colore? No, quello... Vabbè, sì, sotto erano sempre... Avevi 4 X Factor di meno. E cos'altro di diverso, secondo te? Di molto diverso? Prova a pensare... No, di moltissimissimo diverso niente. Tutto molto diverso prima. Prima di quel momento, cioè la mia vita ha un grande, diciamo, come si può dire... Prima e dopo. Crinale. Bello. Cortina anche. Prima del quale, prima di questo, diciamo, momento di separazione, chiamiamolo così, prima del quale io ero diverso, ma perché la gente... Mi vedeva e mi prendeva, per... non io ero diverso, l'opinione altrui, quindi fondamentalmente diciamo l'opinione che sia su di me. Ma quando un personaggio è un personaggio pubblico, è chiaro che tutto si basa sull'opinione che la gente ha, perché questo determina il successo e determina quella che si chiama la dignità civile di un personaggio. Ci sono personaggi che sono civilmente più degni di altri, quelli che non sono macchiati. Nella politica le macchie determinano il successo di un politico e quindi il potere di un politico. Infatti uno può diventare presidente del consiglio o anche semplicemente senatore o deputato se non è macchiato. Se è macchiato non può farlo. Perché? Perché l'opinione non lo rispetta più. Cioè, nel senso, non è che non lo rispetta, è controversa. Sai, ecco, che non lo so quale sia il crinale al quale ti riferisci, cioè ne ho un paio in mente ma non sono sicura di aver capito. Diciamo che è stato questa specie di dispositivo a orologeria chiamato scandalo della droga. Ah, quello. Allora, prima di quello io ero molto diverso, cioè adesso faccio le stesse cose, io sono uguale, anzi io sono migliore, ma in realtà la gente, molti mi pigliano per il culo ad esempio, cioè prima non mi prendeva per il culo nessuno, adesso sì. Cioè, cosa strano. Ti dicono? Drogato? No, non credono quello che dico. Ho perso la credibilità presso alcuni settori, diciamo. Nel senso che dicono, vabbè, ma tanto lui, insomma, no?
oppure... In realtà è una cosa datata, perché datata è un cazzo datata, perché cioè, per me è attuale. Davvero? Sì, è come quando, per esempio, sentiamo questa cosa qua, ad esempio, l'attualità delle tragedie è una cosa che in realtà non può essere retrattiva nella prescrizione, io intendo. Woody Allen è venuto fuori con uno scandalo che faceva abuso della figlia. Cioè, in realtà la figlia ha detto, però insomma, però non è che ci sia... diciamo così. Beh, insomma, non è una cosa di cui sappiamo, non c'è stato un processo. Va bene, appunto, facciamolo. No? Facciamolo. È attuale. Se è vero, la ragazza porta i segni di questa cosa oggi. Non che è avvenuta 12 anni fa e quindi lasciamo stare. No. Adesso lei è un adulto con difficoltà, se è vero che suo padre, no, faceva queste cose. Se è vero. Senti, mi dispiace moltissimo, ma in questo momento devo mandare la pubblicità, ma riprendiamo... È un bel momento? No, mi dispiace, perché ero molto intrigata dal tuo discorso, ma tra pochi minuti torniamo con Morgan. Oh no. Bentornate alle Invasioni Barbariche, siamo con Marco Castoldi in arte Morgan, che ci stava raccontando del crinale che divide la sua vita in due, un prima e un dopo. Un prima e un dopo, sì. E, anche nei film di Kubrick c'è sempre un prima e un dopo, sono divisi in due, no? C'è un prima della cura e dopo la cura, in Arancia Meccanica, ad esempio. Un titolo Metal a Jacket, caso. C'è la guerra, poi c'è... C'è l'introspezione. Ce lo vuoi dire questo prima o dopo? No, sennò il prima dopo è semplicemente che lo vivo io, lo sento io. Anche secondo me. Stasera mi tocca fare la psicanalista. Beh, ad esempio, avete, avrete visto, se siete delle persone normali, ultimamente su YouTube, in primo piano, c'era un video mio dove pareva che io mi fossi buttato sul pubblico. Sì, l'ho visto. L'hai visto anche tu? Sì. Beh, era falso. Non eri tu? No, ero io, ma non sono caduto, anzi. Ho fatto 3 volte stage diving e mi sono divertito un casino. Perché non mi si vede più? Perché una ragazza si era accasciata e io ho detto, scusate un attimo, sta tutto bene? Sì, ok, sono ritornato su. Allora, cioè, chi era lì, ha fatto questa cosa, l'ha fatta volutamente in malafede, per deridere, lo sbeffeggiamento, però, no? Marco, allora, però niente, perché non è vero. No, lo so, non però è vero. Questo succede no, quotidianamente a chiunque faccia spettacolo, senti, politica. A Renzi non glielo scrivono che lui si è buttato tra la gente. Ma gli scrivono un sacco di scemenze. Ma non è vero, lui. Ma scriveranno anche, le scemenze le scrivono, ma è lo stile, lo spirito della scemenza, anche perché... Allora, tu ti sei stufato di quella scemenza no, lì, non mi cioè sono di quella cosa lì. Io penso che da una parte ci può stare anche la scemenza, però c'è la proposta dall'altra, no? C'è poi effettivamente Renzi, magari gli scrivono una cosa diffamatoria, però poi ne scrive altrettante non diffamatorie, magari lui anche può aver parola presso alcuni settori, diciamo, del potere, anzi ce l'ha più di tutti. E nessuno gli manca di rispetto, voglio dire, io in quel caso lì c'era solo quello, cioè non c'è un'alternativa, non è che da un'altra parte c'è invece qualcosa che parli in un altro modo, no, c'è quello. Però quando c'è tu hai mentre la prima possibilità... dello scandalo c'era quell'altra cosa. Cioè, lo senti, lo scandalo non è che tutti sanno cos'è. Che ma come certo non tutti punto, sanno cos'è? Cioè, no, ma, no, ma mi conoscono anche per quello. Sì, però... In realtà non poi è tra l'altro mi conoscono per la televisione, tutti, io non sono un personaggio televisivo, ragazzi, io non lo sono, ed è proprio perché non lo sono che a volte funziona questo mio strabordare, questo non essere adatto, questa cosa che sembra rock, infatti lo è, io infatti sono rock, io faccio rock, cioè io sono uno che fa star sul palco, e tra l'altro mi sono rotto le palle di fare l'opinionista, di fare quello che se ne intende, mica, pensava che io fossi un intenditore, ma sarà Red Ronnie un intenditore? Io sono un musicista, non sono un intenditore, Michele l'intenditore. Cioè, ma praticamente mica, quando mi ha visto suonare è rimasto impressionato perché ha detto, cavolo, sai suonare. Beh, però non è che nessuno ti ha costretto a fare X Factor. Oddio, che brutto. Il personaggio televisivo. Un mostro, Marco, un roiapino. Guarda me. Anzi,
Andiamo, proviamo ad andare un po' linearmente, è impossibile, ma ci provo lo stesso. Allora, tu hai scritto un libro di cui io ho letto le bozze. Stai zitto un momento. Non l'ho scritto io. L'hai scritto non tu. Non l'ho scritto un io. Un libro veramente molto bello, con la storia della tua vita. A me mi dispiace. Un libro incredibilmente lineare, che potrebbe far pensare che non l'hai scritto tu, ma l'hai scritto tu. No. E tu non lo vuoi far uscire. Perché? Perché non l'ho scritto io. Vedete, in questo mondo, in questo settore della vita, che è la zona dello spettacolo, ci sono persone che sono superficiali, stanno superficiali, tutti sono uguali perché stanno là, appaiono, c'è questo mito dell'apparire, tutti, anche i genitori, io poi facendo questo talent show, spingono che i ragazzi devono apparire, ma apparire per cosa? Perché sei bravo a cantare, perché sei bravo a scrivere, perché sei bravo a fare un'altra cosa, no, apparire per apparire, premessa, però alla fin fine l'80% dei soggetti che popolano questa zona appaiono per apparire, non si sa cosa facciano, senza titolo. No? Molti fanno i libri anche, molti di questi, anzi quasi tutti, arrivano al momento che è uscito il libro di, e non sono scrittori, sono conduttori, cantanti, soubrette, cioè è uscito il libro che parla di, della sua e chi vita? Lo scrive? In genere non loro, perché non hanno l'arte della parola, cosa che io allora, ho invece. Quello che ho perché letto io, chi l'ha scritto? L'ha scritto uno che si chiama Ghost Writer, scrittore fantasma. Allora, tutti hanno Ghost Writers. Agassi ha fatto un libro, credi che l'ha scritto lui? Quello gioca a tennis, non fa io parlatore. Io non ho il Ghost Writer. Allora, tu non ce l'hai, ma perché tu sei una che ha l'arte della parola. Ma anche tu. Anche io. E infatti, i miei libri sarebbe meglio che li scrivessi io. È questo che sto dicendo. Cioè, ok? Per cui, visto che io quando parlo e quando scrivo non uso le parole a caso, anzi sono uno che tutto il giorno sta a pensare alle parole, quando scrivo un libro voglio scrivere un libro io, e perché quindi se no non ha alcun senso, e poi non faccio le cose per guadagno, per successo, non mi frega niente, non mi frega nulla di far uscire il libro, e invece alle case editrici sì, perché il libro di Morgan tira, vogliono, hanno stimato minimo 30.000 copie, dobbiamo far uscire, dobbiamo, quando voglio, quando c'è. Non vi sembra un discorso logico? Però le cose quindi che io ho letto e che mi informi che non hai scritto tu, le hai raccontate tu. Non è che tu non le ho scritte io, è che questa cosa è avvenuta. Adesso voglio smorzare un po' i toni, dai, perché gli editori sono stati tanto carini, molto disponibili e soprattutto anche loro stessi volonterosi di aspettare questo materiale. Ma perché il materiale di Morgan stenta ad arrivare? Perché intanto Morgan stava facendo X Factor. Allora questi mi pressano per fare un libro che deve uscire, che io non ci capisco più niente, intanto sto facendo un'altra cosa. Poi c'è Moldisco anche, poi ci sono, insomma, calma, calma. Tutti i miei colleghi quando dicono devo andare in studio a fare un disco, devo fare il disco, ma togliamo questo verbo dal devo, vorrei, se il pubblico me lo consente, fare un altro disco, ma devo, ma chi se ne frega dei dischi che escono? Sembra che questo sia un dovere imposto dall'alto, che devono c'erano fare i dischi. C'erano delle cose così belle non in quel devono libro, fare i dischi. Sono molto delusa. Sei delusa. Comunque io ho raccontato un po' della mia vita a questo ragazzo che fa lo scrittore e lui ha sbobinato. Beh, guarda che il parlato, beh, come il parlato sai, è sì, ma è quando, uno allora stile. Facciamo una piccola differenza. Vuoi leggere un passaggio che hai tu, giusto 10 righe, e io leggo le 10 righe scritte da me e notiamo le differenze sulle parole crociate? Notate, so le differenze. Sono, facciamo così. Vediamo, uno, sì, forse uno me lo sono scritto. Umanamente sono una frana, un disastro totale. Sarò pure pazzo, isterico, ingestibile, ritardatario cronico, ma non sono uno stronzo. Ok. Corrisponde a quello che pensi e senti? Sì, è scritto in una forma che non interessa a uno scrittore, cioè è una cosa che potrebbe dire chiunque, ma non la scriverebbe Pasolini, non la scriverebbe Ungaretti, no. È vero però? No. Non sei una frana, un disastro totale, pure pazzo, isterico, ingestibile, sono cose cronico. Leggere queste, sono cose leggere. Sei uno stronzo? Ma no. Vedi, ma che significa essere stronzo poi? Magari sì. No, dai, comunque capisco cosa vuoi dire, che per te è importante la forma, che sia tua, e no, che il linguaggio sia tuo. Sì, per me è importante la forma. E poi, tra l'altro, è importante, sì, ogni singola parola. Ogni singola parola. Anche l'uso della punteggiatura. C'è un libro, credo sia L'Autremont, che inizia con la virgola. E questo già determina. E quindi io ho fatto una gaffa orribile con te quando al telefono ieri ti ho detto che bello il bello tuo il libro. Tuo libro. Ho detto grazie. E poi mi hai detto no, perché sai, l'ultimo che hai scritto era un po' involuto. E quello l'avevi veramente quello scritto. L'avevo veramente scritto. E vabbè, è andata così. No, però questo è bello. Questa cosa mi piace questo. E tu sei venuto lo stesso, sei stato sto molto sudando. Carino.